collaborazione con Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Ponte di Legno, Tonale. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte, l'ottava puntata del talk show S4, la trasmissione televisiva dalle 4S, Sporsa, sì e no, la trasmissione dedicata allo sport e al turismo. S4 fa parte di sportdoor.tv, il canale televisivo dedicato allo sport e al turismo, 20 le puntate previste per questa 12esima edizione, anno 2023, puntata dedicata alla montagna, neve e sport invernali con Pasquale Marciano. Parliamo di Telepass. Allora, abbiamo presentato che cos'è Telepass. Diciamo, il leader in Europa dal 1990 nel mondo, permettimi di dire, perché nel mondo è un orgoglio italiano. Siete andati prima a creare il pedaggio automatico autostradale. Siete nel mondo dello sport, della neve, abbiamo presentato come funziona, dove si trova e tutto. E la cosa importante è che a fine marzo, quindi fra pochi giorni, c'è questo cashback, cioè rimborsate. Sì, in effetti stiamo parlando di un'iniziativa che abbiamo lanciato il 1 dicembre 2022 ad inizio stagione ed è valida fino al 31 marzo 2023, perdonatemi, per cui i clienti che hanno sciato e tutti quelli che andranno a sciare potranno fruire di un cashback sulle tariffe applicate dal nostro calcolatore automatico, no? Permettimi dire, ovvero i clienti possono andare a sciare con lo ski pass che hai tu lì. Ecco, lo facciamo vedere. Tanto questo abbiamo parlato nella prima parte delle sponsorizzazioni che fate, della Fisi, di Cortina, di Campiglio. Questa è la testa della schiva, prego. La regia di inquadrare, esatto. Allora, ecco qua. I clienti possono andare a sciare direttamente ai tornelli senza passare dalle casse, senza precaricare ovviamente alcun giornaliero sullo ski pass, quindi sciano direttamente, godono delle bellezze del paesaggio, delle loro giornate sulla neve, e soltanto a fine giornata, ovvero alla fine del periodo di sci, il sistema calcolerà automaticamente la tariffa da applicare al cliente utilizzatore della tessera. Ma noi abbiamo visto la pubblicità, 15% cashback, sì, fino al 31 di aprile, vuol dire che il 1 di aprile, e non è uno scherzo, termina la nostra iniziativa. Il 1 di aprile, chi sia tanto paga, sì, il 1 di aprile si becca lo sconto del 15% fino al 31 cash. marzo, sì, il cliente, anziché pagare il giornaliero fatto 100 il costo del giornaliero, avrà un cashback sulla tariffa applicata. Quindi uno che scia tanto in proporzione a tanto cashback, più scia più cashback, più, ricordiamo, moneta che torna indietro, più scia, no, più a sconto, non in contanti, direttamente che... un minore addebito sul conto Telepass di quanto ha sciato. Ma questo avviene sia sullo servizio ski pass, ma avviene anche su tutti gli altri servizi di cui il cliente può fruire in modo agevole, efficace e veloce direttamente in app. E posso immaginare la ricarica elettrica, il servizio fuel, diciamo il carburante, piuttosto il lavaggio auto, l'assicurazione dell'auto. Anche lavaggio auto, cioè adesso i centri. Assolutamente sì, torni dalla neve, appunto torni a casa tua a Milano e prenoti il servizio di lavaggio auto. Visto, quindi c'è poca neve, sei impolverata, esatto, la macchina abbastanza, tac, il giorno dopo subito. Tu scendi, fai colazione, scendi e trovi la macchina pulita, pronto per ricominciare la tua settimana lavorativa. Non è male come offerta. Nel frattempo queste sono le immagini delle vostre partnership con le varie località sciistiche. Qui siamo a Campiglio, ma anche i mondiali di 2021 di Cortina. E abbiamo parlato di cashback. Anche voi nella vostra schiarea Campiglio, Dolomiti di Brenta, Cristina, non scherzate. Arriva un finale di stagione, ci sono delle belle, sì, proposte per le famiglie. Siete già, sì, leader nel mondo del family. Esatto. Sesto posto al mondo come schiarea, prima in Italia, ma
avete un finale di stagione folgorante, giusto? Sì, come dici tu Floriano, adesso a partire dal mese di marzo e anche aprile, quindi fino alla chiusura degli impianti sciistici, abbiamo delle offerte comunque di ski pass compreso nel prezzo dell'albergo, quindi il cliente che soggiorna nelle strutture ricettive convenzionate ha il vantaggio di ricevere lo ski pass a pacchetto, quindi compreso nel prezzo dell'alloggio, oppure può ricevere da parte dell'albergatore sempre un codice sconto con cui si collegherà al nostro sito ufficiale, che ricordo è www.ski.it, e inserendo il codice sconto ottiene lo ski pass scontato. Poi abbiamo sempre un occhio di riguardo verso i bambini, quindi la promozione 08, quindi i bambini fino a 8 anni sciano gratis. Nel nostro comprensorio sciistico di Folgari da Marilleva, inoltre, mettiamo al centro dell'attenzione la famiglia, i bambini, quindi ci teniamo al loro divertimento e alle loro emozioni. Abbiamo realizzato 3 bellissimi family park, uno a Folgarida in località Malgetaut, uno ad Aulasa e uno a Marilleva. E questi family park sono delle strutture vive, in quanto ci sono staff animatori che animano la giornata dei bambini e appunto si divertono sui tapis roulant. Le immagini che ci hai portato, Cristina, parlano da sole. In effetti sì, viene voglia di andare in montagna, di godersi questo finale di stagione. Le giornate sono sempre più lunghe, sono piene di sole, anche se il sole non è mai mancato nei mesi scorsi. Questa schiaria che parte da Pinzolo, Campiglio, arriva sino a Folgarida e Marilleva, e avete anche per i bambini gli asili. Che, esatto. Cioè, perché io ci portavo mia figlia piccolina, cioè degli asili sono, quindi mamma e papà possono sciare, il bambino più grandicello fa la scuola di sci con i maestri, ma il bambino che non può ancora sciare si diverte in questi Kinderland. Ce ne sono 2 in località Folgarida, sono offerti da 2 scuole di sci di Folgarida, e proprio un diciamo asilo sulla neve, sulle piste, dove i genitori, mamma e papà, possono dire lasciamo il bambino qui durante tutto il giorno e noi ci godiamo una sciata sulle piste della schiarea. Grazie Cristina, andiamo in Val di Fiemme, scendiamo di qualche chilometro, prendiamo l'autostrada del Brennero, Trento Nord, Val di Cembra, si sale Val di Fiemme. Val di Cembra è famosa per il vino, per l'offerta enogastronomica, giusto? Sì, e diciamo che da un paio di mesi la Val di Cembra... Con la nuova riforma del turismo, la Val di Cembra fa parte con la Val Floriana, che appunto ricorda il mio nome, la località appunto di questa che è fra Val di Cembra e Val di Fiemme, quindi deve essere bellissima. Mai come te. E a parte gli scherzi, con la riforma del turismo che ci ha visto coinvolti negli ultimi anni, il territorio della Valle di Cembra si è unito alla Valle di Fiemme, e per noi è una vera opportunità, per noi intendo dire Valle di Fiemme, perché la Valle di Cembra è fortissima nei prodotti enogastronomici, produce del vino eccellente, e questo ci permette di integrare un'offerta sportiva, outdoor e di eccellente accommodation anche ad un'offerta rivolta agli amanti del vino, alla visita delle cantine, ed è un'offerta molto interessante praticamente in tutte le 4 stagioni dell'anno. Quindi la Valle di Cembra è un territorio interessante, chi non la conoscesse vi invitiamo ad esplorarla, e ricordiamo che si transita per la Valle di Cembra per arrivare poi in Valle di Fiemme. Come diceva Floriano, la stagione è nella seconda metà, ma mi preme ricordare che la qualità delle nostre piste rimane eccellente fino al termine della stagione. Chiuderemo gli impianti il 16 di aprile, e per incentivare gli ospiti a venire nelle nostre strutture alberghiere, ricordiamo che ci sono le settimane a pacchetto organizzate assieme al mondo degli impianti di risalita al Dolomiti Superski, che sono l'offerta Dolomiti Spring Days, che sostanzialmente prevedono che una giornata sia gratuita. Quindi, Spring sì. Day, quindi le giornate primaverili, perché ricordiamo, questa settimana c'è il botto della stagione col Dolomiti Ski Jazz e il Master. Un sacco di appuntamenti. Un sacco di appuntamenti, ne abbiamo già parlato, ma c'è il Dolomiti Ski Jazz, che è la musica nera sullo sfondo bianco, quindi nelle bellissimi rifugi che abbiamo visto. Mezzo alle Dolomiti. I complessi di Mezzo alle Dolomiti, musica jazz sullo sfondo bianco. Il Master Day, riservata ai master over 30, che ai sono super appassionati. Ai super appassionati che fanno la loro gara
a metà marzo, 11 e 12 questo fine settimana, e quindi dal 13 lunedì fino al 16 un altro mese di offerte intense. Sì, diciamo che le settimane, le Dolomiti Spring Days si articolano dal 18 marzo al 25 di marzo con la formula prendi 7 paghi 6. Dal 25 marzo fino al 9 di aprile la formula è sempre estremamente allettante, lui ha ancora di più e prevede prendi 4 e paghi 3. È un'opportunità interessante e ricordo che nei mesi di fine stagione con le lunghe giornate di sole è una meraviglia gustare l'aperitivo sulle terrazze dei rifugi e nel caso specifico questa settimana aspettiamo anche il Dolomiti Ski Jazz che è un appuntamento grande ancora più sfizioso il soggiorno in Valle di Fiemme. Abbiamo visto questa voglia di sci che è veramente stato un anno d'oro, Giancarlo, quindi anche voi avete fatto una grande stagione con poca neve però avete fatto i miracoli, anche voi Cristina abbiamo parlato della vostra forza sulle famiglie, sì. Ma non ci sono solo le famiglie che sciano, io vengo da voi la prossima settimana, voglio farmi la nera, lo spinale, sì. Cioè diamo la 3-3, sì. Canale Miramonti, sì. Insomma la schiara Campiglio è per chi ne sa, esatto. Giusto o no? Infatti tanti bambini, tante cose ma anche per... Per i grandi, chi ama, gli esperti, diciamo, sì. Bravo. Diciamo che il nostro demanio sciabile offre piste per tutti i livelli, 156 km di piste collegate sci a piedi, quindi da Folgari da Marilleva si passa a Madonna di Campiglio e Pinzolo, a Folgari da Marilleva abbiamo delle nere che sono per esempio la Little Grizzly, la nera di Folgari. Ma poi la nera di Folgari era terribile una volta, sì, è sempre sì, così è bella. Molto mozzafiato, diciamo, anche quella. La nera di Folgari, sì. Me ricordo quando ero... Sì, la nera di Marilleva. Floriano lo conosco da un sacco di anni, ma piste nere non le ho mai viste fare. La mia ricordata è mitica, cavolo. Dai, lo spinale, dai. Giù, sì. Il canale le conosci tutte, 3-3. Però io non ti ho mai visto farle. Devo... No, guarda. Puntualizzo. Perché lavoro, non sono come te che ho la fortuna di vivere a Milano, vado in montagna qualche volta e mi ritaglio quel che posso fare. Ma la ti puoi anche allenare su quelle blu e quelle rosse quelle prima di andare... È poca roba, è piece of cake, quella esatto. È. Esatto. Poi Madonna di Campiglio, ricordo la direttissima spinale col muro Schumacher Strife. Il muro di Schumacher. E la famosissima 3-3, quindi il canale Miramonti, che è teatro di Coppa del Mondo di sci. Questo per quanto riguarda le sci. E poi l'Ursus, che è il famoso esatto, snow park. Abbiamo due snow park, uno a Folgari da Marilleva che è diciamo per i principianti, è servito dalla Seggiovia Sghirlat, e poi abbiamo invece l'Ursus Snow Park che è l'eccellenza e si trova in zona Grostea, Madonna di Campiglio, ed è anche lì diciamo teatro di grandi dispute per gli amanti della tavola da snowboard. Facciamo 31 e la Toulotte di Pinzolo. Sì, la Toulotte Audi 4 è un'altra pista molto impegnativa ma anche molto bella con un panorama veramente unico. Una scommessa voluta dall'amico Serafini assieme a Francesco Bosco, Andrea Perdetti, Gianni Baldessari di Pinzolo, Cristian Gasperi, il tuo direttore, esatto. Folgari Marilleva, con Bruno Felicetti, direttore, il presidente Collini, il presidente della Schiaria, eccetera. Pasquale, insomma, siamo quasi in chiusura. Infatti. Abbiamo detto dove compri il Terepas. Abbiamo detto che il primo di aprile, non è uno scherzo, c'è il cashback. Cashback. Abbiamo parlato delle vostre sponsorizzazioni con Mattia Casse. Avete parlato anche di tutte queste colori delle piste, nere, rosse, blu, come il nostro Skipass, ma ci vuole un po' di giallo. Manca con il nostro Telepass, un po' di giallo con il nostro Telepass. La bandiera del Trentino, giallo blu. È vero, infatti. Infatti... Giallo e azzurro mi sembra la bandiera dell'Ucraina. Anche. Grazie. Acquidiamo solidarietà, assolutamente. Acquidiamo solidarietà, quindi l'azzurro è vero, e giallo. È vero. No, comunque dai, siamo permettimi di dire anche a proposito dell'Ucraina, infatti noi abbiamo lanciato tra le varie iniziative anche una molto carina per i nostri clienti che vogliono aiutare appunto la Fondazione Rava che lavora a favore dell'Ucraina attivando una sosta figurativa nell'app di Telepass. Questo ecco, ma perché è una delle tu vai nell'App Store, giusto? Che sì, un po'... vai nell'App Store, Android o iOS, scarichi l'app di Telepass, appunto, si chiama proprio Telepass o Telepass PX, a seconda dei due pacchetti a cui il cliente può aderire, che possono essere Telepass Plus e Telepass PX, e poi da lì seguire diciamo la procedura guidata, molto semplice, per fruire di tutti i servizi, in una maniera smart, digitale e innovativa. Ecco, la sede Telepass, tu sei di Napoli, lavori a Roma, però... C'è una
headquarter anche a Milano. Anche a Milano, che è dedicato molto allo sviluppo dei servizi digitali, e ci sono anche altri colleghi a Firenze che rappresentano un po' il core della parte pedaggio, no? Che è stata da sempre il nostro cavallo di battaglia su cui si è fondata la nostra azienda. Però ora come ora stiamo guardando molto al mondo digitale, alla trasformazione che ha avuto il mondo della mobilità negli ultimi tempi, dove ci siamo mossi un po', permettimi di dire, da protagonista, sviluppando e attivando e mettendo a disposizione la nostra clientela oltre 30 servizi dedicati. Cioè durante la pandemia non vi siete avete dormito? È vero, hai detto bene, diciamo, abbiamo sviluppato servizi che sono dedicati alle auto, ok, con il, penso al servizio di lavaggio auto, a ricarica elettrica, al bullo, all'RC auto, ma anche alla persona, la persona che si muove, è libera di muoversi in città, quindi in autostrada come in città, e penso ai servizi di pagamento strisce blu, penso allo sharing, quindi alla possibilità di noleggiare i monopattini e muoversi liberamente in città insieme alle biciclette, ma anche la possibilità di acquistare biglietti treno o biglietti traghetto per muoversi, insomma, anche su tutto il territorio. Anche i traghetti, sì, in Sicilia, sì, Sardegna, l'Elba. Certo, quindi così come in inverno, anche in estate. Tutte le isole italiane, Capri, Procida. Seguiamo il cliente per andarlo in vacanza. Questo è interessante. Ecco, questo è molto estate, interessante. Ma la cosa che mi permetto, insomma, di suggerire ai nostri spettatori, a te Floriano, di seguire il nostro sito telepass.com, sempre aggiornato con le ultime offerte e con le promozioni sui nostri servizi. Allora, complimenti a te Pasquale. Grazie. E a tutto il team, allo staff che noi conosciamo, il direttore generale di Benedetto, il dottor Agostinelli, la Massimiliano Malaspina, che lavora nel nostro gruppo, Malaspina, che è mio paesano, tutti i nostri colleghi, insomma, la Maini, il Micheli, esatto, e Villa, e non solo, eccetera. Grazie per questa presentazione. Siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato di tanto sport, di tanta attività outdoor, ma in Val di Fiemme, Val di Cembra, c'è il vino buono. Salendo Val Floriana, poi l'offerta enogastronomica della Val di Fiemme non è... No, ci sono dei bei ristoranti, l'amico Gilmozzi, l'amico Felicetti con la pasta. Sì, la Valle ha investito molto nel settore della gastronomia. Degli ambasciatori del gusto. No? Io sono andato all'estero, ho visto dei prodotti della Val di Fiemme, non è per lodarvi, ma ho visto la pasta dell'amico Felicetti all'estero, l'ho vista anche alla Spezia, dove sono io, che è abbinata con i muscoli. Voi in Italia li chiamano cozze, ma noi si chiamano muscoli ripieni con la pasta Felicetti, cioè quindi... Sì, la pasta Felicetti rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, e ricordo che ha gli stabilimenti in Valle di Fiemme proprio per arricchire dei profumi della roccia Dolomia e dell'acqua delle Dolomiti i suoi prodotti. E hai citato gli ambasciatori del gusto, e effettivamente in questa settimana sono stati da noi i principali chef nazionali, guidati dal loro nuovo presidente, che è proprio uno chef fiammazzo, che è Alessandro Gilmozzi. Hanno fatto il loro meeting, la loro convention nazionale, e per noi questo evento ha significato la celebrazione di un percorso, la direzione della qualità della gastronomia della Valle, e ci ha inorgogliosito evidentemente, è stato un appuntamento interessante. Gilmozzi, quel famoso chef, è un Gilmozzi della Val di Fiemme, parente del tuo presidente Paolo Gilmozzi? Sì, no. Il cognome Gilmozzi è comune in Valle di Fiemme, sono numerose le figure, devo dire che è una famiglia particolarmente intraprendente, perché ex assessore è il presidente della Magnifica, perché è lo scario, presidente della Magnifica comunità. Pensante, la Val di Fiemme ha questa magnifica comunità, la Val di Fiemme, che io quando vengo su sono scioccato nel sentire i vostri discorsi. Dal 1111. Quindi da oltre 700 anni, 1111, che voi vi amministrate il vostro territorio, non ci sono... Sono arrivati gli Asburgo, sono arrivati... Però la Magnifica è quella che decide sul territorio della Val di Fiemme. C'è un capo, che in questo caso è Mauro Gilmozzi, però come li chiamate? Le regole, com'è che li chiamate quelli che... Sì, i regolani sono... I regolani. I capifuoco, insomma, è un'organizzazione quasi millenaria che si è concentrata nella valorizzazione della gestione del patrimonio flora faunistico della valle. Gestisce i boschi, gestisce quindi il legno, tutta la filiera del legno, gestisce le acque,
ed è una comunità che ha un'istituzione che ha saputo trasferire ai censiti le ricchezze prodotte dalla natura. Quindi infatti fateci caso, me l'ha fatto notare l'amico Piero De Godens, è l'una delle poche valli dove non ci sono castelli, perché non c'era il feudatario, quello che dominava, che giusto che era tutti uguali, giusto, per questa magnifica comunità, o sbaglio? Sì, era una gestione condivisa del patrimonio pubblico, quindi anche dal punto di vista giuridico rappresenta un unicum. E è una cosa molto interessante, gli amanti di aspetti storici possono... No, infatti io guardo sempre il canale di storia e secondo me quello che avete fatto voi 700 anni fa, se si applicasse adesso in una gran parte dell'Italia, non sarebbe male. Sì, c'è una gestione molto attenta. Visto come ha gestito certi territori italiani. C'è una gestione molto attenta del patrimonio boschivo che si trasforma in un'opportunità sia artigianale e industriale, ma anche in termini di materia prima per la combustione e per le case. Tra l'altro è stata elaborata una filiera a chilometro zero molto interessante, perché la segatura di risulta della falegnameria della magnifica comunità viene usata da una azienda che produce teleriscaldamento in Valle di Fiemme, quindi la materia prima della combustione per generare acqua calda viene direttamente dalla valle, quindi viene riciclato anche lo scarto del legno. Quindi lo scarto della lavorazione del legno diventa combustibile per questa società di teleriscaldamento che fornisce numerose case all'interno della valle, a Cavalese e nei dintorni. Non si finisce mai di stupire. Nel frattempo questo è la Vazzè, il passo che unisce con l'altra valle, il Sud Tirolo, giusto? Non si finisce mai di imparare, Giancarlo, da voi, dalla Val di Fiemme. Ma nel senso aspettiamo, dal punto di vista sportivo il territorio è formidabile, ma non solo, anche dal punto di vista gastronomico, come vi dicevo poc'anzi, ma anche dal punto di vista storico, culturale, architettonico. È una valle davvero ricca e che si presta per una visita praticamente 365 giorni all'anno. Adesso stiamo vedendo delle immagini meravigliose dell'inverno, ma vi assicuro che la valle è strepitosa in primavera, in estate e in autunno. Ma infatti avrai tempo per tornare in aprile-maggio per presentarci l'estate. Ormai la montagna, una volta si aprivano gli impianti, i primi di dicembre per Sant'Ambrogio, a Pasqua si chiudeva, si buttavano via le chiavi agli impianti e via tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. C'era la canzone che diceva, adesso invece si chiude a Pasqua, si risistema gli impianti. Il 2 di giugno si riparte. Il 2 di giugno col ponte della Repubblica. Si riparte fino, se va bene, come quest'anno, l'anno scorso, fino al Ponte dei Morti, sennò a ottobre, però è importante. Diciamo una montagna, poi avete fatto giustamente in alta quota, avete fatto il bike park, la mountain bike, l'adventure park, camminate, sentieri. Giustamente la montagna vive sempre di più, giusto? Sì, per tutti i gusti, sia per gli amanti della bici che per gli amanti del trekking, intesi in una dimensione molto anche accessibile, quindi non è necessario essere super abbiamo fit. Imparato molto dai tedeschi, perché io ho studiato il brand sport outdoor, perché avevo visto che in Germania l'outdoor vale il 25%, valeva, adesso varrà di più, in Italia valeva il 4%, dal 4 c'è al 25 c'è una forte crescita, quindi anche se dal 4 non siamo ancora al 25 in Italia, ma siamo già al 5, 6, 7, 8%, vuol dire che sempre di più la gente va in montagna. L'abbiamo detto la scorsa settimana, la metà del territorio italiano è in montagna, il 50% in alta quota, e quindi l'età media si allunga, quindi c'è più voglia di andare in alta quota. Siamo in chiusura, grazie Cristina Suelli. Grazie a voi. Salutami il capo Cristian Gasperi, ciao, la bellissima Val di Sole. Grazie a Pasquale Marciano di Telemark, grazie a Giancarlo tutti. Cescati. Abbiamo salute fatto un discorso al di là turistico, un po' di storia, un po' di tutto, però sono cose che ci piacciono e ci piacciono parlare di montagna, di vacanze, di turismo. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie al nostro amico regista, agli studi tecnici qui di Milano. L'appuntamento con S4, tutto il show delle 4S, Sport, Sansi e Snow, ritorna settimana prossima, sempre per parlare di sport e turismo. Ciao e alla prossima occasione. Un ancora ringraziamento a Cescati, alla Cristina Uselli e a Pasquale Marciano di Telepass per essere venuti qui nei nostri studi di Milano. Ciao e alla prossima occasione. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore.
quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026. Val di Sole. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Ponte di legno Tonale. Funivie Folgarida e Marilleva. Samice, fatti di sport. Val di Fiemme, Peio. Road to Winter World Master Games, Lombardia 2024. Dal 12 al 21 gennaio 2024, la Lombardia e il Trentino ospiteranno il più importante evento al mondo di sport invernali, riservato agli atleti over 30. Dolomiti Super Ski. Paganella Ski. Aiuto! Collaborazione con Val di Fiemme, Peio, Dolomiti Super Ski, Paganella Ski, Funivie Folgarida e Marilleva.